Ciao raga, allora, erano molto rudimentali. Nell'impasto si usavano anche farine di ceci, di fave o di fagioli. Giuseppe, per pervenire alla ricetta di una mazza moderna, è partito da queste direttive, ma per i gusti attuali il risultato non era molto digeribile. Quindi ha rimodulato l'impasto cercando di bilanciare al meglio gli ingredienti, simulando il più possibile le farine brutte o con i grani moderni. Inutile dire che le materie prime sono tutte biologiche e coltivate da lui. Ci ha messo 12 anni, sperimentando direttamente nel forno, ad elaborare un impasto che non mi facesse. E alla fine, tanto... Ok. C'è un nuovo aggiornamento, fra un po' andiamo a vedere che l'amico mio è di Resi. Però prima cosa, questi cartelli... Guardate, spendete con i cartelli, mi esce tutto colorato. Allora. Mettiamo di così. Spero che si vede. Sì, si vede. Allora, no, non si vede tanto. No, non si vede. Lo metto così, un po' più qua. Ok. Allora, vabbè, è meglio che lo tengo io il telefono. Lo faccio macello. L'ore. Sì, è quello. Sì. Devo pure le mocce. Vai, con la testa. Sì. Così come è successo alla focaccia del serpente a Giunone Sospita. Vieni. Ok, però mi devi prendere, non so camminare nei video. Faccio un macello. Dopo schianto tutta la testa qui. Però la cosa che mi sono cambiata è la faccia. Che non ho più la faccia quella. Che mi sono stufata di portare sempre quella faccia. Basta. Ho detto, ma voglio.